Di nuovo buongiorno, allora ben ritrovati in diretta con Mattina 9. Adesso cominciamo con lo sport perché siamo giunti ormai alla 33esima edizione di Vela Longa, la grande manifestazione velistica che nasce a Napoli e continua a fare proseliti non soltanto dal punto di vista sportivo ma soprattutto sociale, perché quest'anno si unisce a Telethon e crea un grande coinvolgimento di solidarietà. Circa 200 imbarcazioni che si riuniranno nel Golfo di Napoli e ci consentiranno così di apprezzare quelle che sono le bellezze naturalistiche della nostra città. Pertanto noi ne andiamo subito a parlare con la responsabile dell'evento, che è Cinzia Pastore dell'ufficio stampa della Lega Navale di Napoli. Buongiorno Cinzia. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Grazie di averci ospitato in questa bellissima trasmissione. Sì, siamo arrivati alla 33esima edizione della Vela Longa e abbiamo pensato quest'anno di sposarla ad un altro evento che ogni anno facciamo alla Lega Navale, che è quello della Regata Telethon. Quindi abbiamo messo assieme due iniziative storiche che speriamo porteranno in acqua almeno 200 imbarcazioni, e la cosa importante è che le iscrizioni di queste imbarcazioni verranno devolute a Telethon, quindi per la ricerca contro le malattie genetiche. Ogni anno il professor Ballabio, che è il direttore dell'istituto Telethon di Napoli, grande scienziato, un grandissimo l'altro. Scienziato, una persona veramente splendida, viene a fare la sua presenza alla nostra conferenza stampa e ci porta le innovazioni che sono state fatte in materia appunto di malattie genetiche, questi piccoli progressi ai quali in qualche modo anche noi cerchiamo di partecipare, perché come ricorda sempre anche lui, la ricerca è fatta di donazioni essenzialmente, quindi la Lega Navale vuole essere al fianco di Telethon per riuscire a fare un passo avanti. È anche bello secondo me che lo sport, no, fatto da persone che sono essenzialmente sane, essenzialmente sì, nel pieno del vigore, siano a fianco dei più sfortunati, delle persone che invece insomma hanno problemi seri di salute. Un sodalizio che non è nuovo tra Telethon e Lega Navale, un sodalizio che però in questa occasione si consolida e si rafforza ancora di più. Assolutamente sì, noi come Lega Navale organizziamo ogni anno la Vela Longa e il trofeo Telethon in collaborazione con la Marina Militare, quindi anche la Marina Militare è un'istituzione che è molto vicina alla Lega in questa iniziativa. Quest'anno abbiamo tirato dentro anche l'autorità portuale, perché l'idea è quella di fare un sodalizio forte che possa veramente fare la differenza. Quindi sì, vogliamo anche nei prossimi anni continuare a portare avanti questa manifestazione. Cinzia, peraltro, diciamo anche che la Vela Napoli da sempre è fiore all'occhiello, no, del capoluogo partenopeo, avvicina sempre tanti giovani e soprattutto anche giovanissimi a uno sport che forse è uno dei pochi che veramente ci mette in contatto con la natura. Tra l'altro ci dà ragione il nostro golfo, che è straordinario. Ti chiederei se una manifestazione di questo genere è anche importante per avvicinare persone anche di un'età differente rispetto ai ragazzi a uno sport che comunque garantisce il contatto con la natura, cosa non da poco in un'epoca in cui non si fa altro che andare in palestra. Guarda Claudio, ti racconto questa cosa. La Vela Longa è preceduta di 24 ore da una manifestazione che si chiama Coppa Straulino, che è dedicata agli over 65. Ci sono degli ottantenni che scendono in mare e fanno la regata, per cui veramente è uno sport adatto a tutti, è uno sport che insegna disciplina, insegna rispetto per gli altri, perché in barca ovviamente bisogna essere solidali. Noi abbiamo fatto un bellissimo progetto con il Rione Sanità, abbiamo portato i ragazzini del Rione Sanità a fare dei corsi di vela, perché la cosa assurda di questa città, che pure si affaccia sul mare, è che spesso il mare non viene vissuto appieno e quindi ogni occasione deve essere buona invece per poter vivere il mare, perché è una straordinaria risorsa della nostra città e quindi come tale deve essere valorizzata. Over 65 anni che verranno premiati, se che non verranno erro, premiati quindi con una coppa ovviamente ad hoc per loro. Ti assicuro che sono uno spettacolo, perché sono persone che veramente non si fermano davanti a nulla. Lo diceva prima anche Claudio, Napoli è una città di mare, la città delle sirene. Credi che questo sia lo sport più emblematico e caratterizzante per in realtà respirare anche la nostra città? Assolutamente sì, la visione che si ha
di Napoli dal mare è totalmente diversa, è vero, cioè, questa cosa. Vedere Napoli dal mare è una cosa che ti cambia la prospettiva, veramente. Ce ne accorgiamo quando d'estate magari facciamo delle barca, sì, assolutamente. Eventi quindi di cui adesso stiamo parlando ora insieme a te permettono quindi sia di avvicinare sicuramente i cittadini a questo sport, ma sono utili ancora, dobbiamo farne ancora di più oltre questi. Assolutamente, dobbiamo farne tanti, anche perché è un modo per tenere acceso il riflettore sulla nostra città. Ci sono un sacco di appassionati di vela che quando vengono a Napoli rimangono incantati dalla bellezza del nostro golfo, delle nostre isole, quindi creare occasioni anche di far venire persone. Del resto basta pensare che a Trieste hanno la Barcolana, che è una manifestazione che fa venire persone da tutto il mondo. Ecco, il nostro obiettivo nel tempo è sicuramente arrivare a questo. Cinzia, proprio a questo proposito, questo credo sia forse il tasto fondamentale per Napoli in generale, e cioè lavorare un attimino più sulla comunicazione, sul marketing, perché abbiamo delle risorse straordinarie, incredibili, non soltanto per lo sport, per la vela, ma parliamo anche proprio di cultura in generale, perché quando parliamo di vela si tratta anche di cultura partenopea. Certo, certo. C'è bisogno però di una comunicazione maggiore e forse più mirata per catalizzare l'attenzione anche non soltanto del Nord Italia, ma proprio delle altre nazioni, affinché vengano comunque a investire, vengano a godere delle nostre risorse qui. Ce n'è assolutamente bisogno, e secondo me un gran ruolo possono svolgere anche gli organi di comunicazione, che purtroppo spesso sono concentrati solamente sugli sport, quelli sul più calcio. Popolari, esatto, quando in realtà anche la vela può essere un bellissimo sport, e non è uno sport per VIP, perché molto spesso e si pensa... E infatti c'è anche un po' questa etichetta, esatto, che fare vela in realtà vada abbia sia dei ricerca costi. Di persone un po' d'elite, no? Perché assolutamente. C'è comunque anche il contatto con l'imbarcazione, sono tante le imbarcazioni, per cui c'è un po' di ritrosia, dice vabbè, io adesso faccio vela, però non ho la possibilità economica. Invece no, dobbiamo comunque sfatare questo mito. Allora, ti dico che ci sono dei ragazzini che escono sulle bacchette Meteor, diciamo, che sicuramente è una grande esperienza per loro. E poi un'esperienza di vita, se sì, così la possiamo definire. Sì, li responsabilizza, cioè ci sono ragazzini di 5-6 anni che ovviamente seguiti dall'istruttore prendono il primo contatto col mare e capiscono quanto è importante. Sono differenti le imbarcazioni, ecco, a seconda anche dell'età. Sì, a seconda dell'età ci sono varie stazze di imbarcazione, le più piccole appunto sono i Meteor, poi si sale mano a mano che crescono di età i ragazzi. Vogliamo a questo punto approfittarne per suggerire un po' anche quali sono i costi, no? Per cimentarsi in questo sport così bello, cioè di cosa abbiamo bisogno, qual è più o meno il budget, anche per avvicinare il nostro magari pubblico. I profani come me, per esempio, che non l'ho mai fatto in vita mia, perciò magari anche capire qual è l'attrezzatura che ci vuole per iniziare proprio questo sport. Guarda, noi per i ragazzi organizziamo dei corsi di vela alla Lega Navale. Tieni conto che la Lega Navale non è un circolo, è un'associazione non profit, quindi praticamente i nostri costi di avvicinamento dei ragazzi alla vela sono estremamente abbordabili. Io consiglio a tutti di fare un passaggio con la nostra segreteria, perché veramente potreste rimanere... È come un'iscrizione in palestra, sì, sostanzialmente. Sì, assolutamente sì, forse anche qualcosa in meno. Ecco. No, è importante saperlo, perché si pensa, come dicevi tu, esatto, che sia uno sport elitario, invece sostanzialmente è accessibile. No, assolutamente. E Napoli in questo si è favorevole da un punto di vista anche climatico per l'intero anno? Assolutamente sì, noi usciamo... Perché molte volte si ha paura, ecco, magari di affrontare il mare, di andare incontro al mare per evitare dei pericoli. Pericoli imminenti, di pericoli rischiosi, invece Napoli da questo punto di vista, il golfo permette comunque di praticare questo sport con tranquillità. Tutto l'anno, pensa che noi facciamo un campionato invernale, per cui voglio dire, le temperature sono talmente gradevoli e il mare è talmente amico a Napoli che veramente non c'è nessun problema. Anche se bisogna essere sempre cauti, bisogna sempre essere... sicuri, no? Perché è uno sport che comunque, insomma, il mare è incontrollabile, comunque assolutamente. Bisogna riflettere prima di
chiaramente non facciamo mai uscire i ragazzi quando le condizioni climatiche non sono delle migliori, come in tutto, no? Anche sulla neve bisogna avere comunque prudenza, bisogna stare attenti quando quando ci si confronta. Possiamo dare anche un riferimento magari per chi volesse farne parte adesso in questo momento? Sì, molto volentieri, se qualcuno vuole iscriversi siamo ancora pronti ad accettare imbarcazioni ancora. Basta contattare appunto la Lega Navale di Napoli, che ha sede al Molosiglio via Acton. Trovate tutti i riferimenti telefonici sul nostro sito internet. Ci fa piacere se partecipate, perché appunto contribuirete ad una buona causa. Così come possono contribuire naturalmente le istituzioni che, nel caso in cui volessero in qualche modo sostenere sempre di più uno sport che raduna tante persone, appunto, napoletani, perché non soltanto si parla di professionisti, ma anche di amatori. Vogliono avvicinarsi alla vela. Vorrei invitare i napoletani a farsi una passeggiata il 10 dicembre, appunto domenica prossima, alle 12 sul lungomare Caracciolo. Semplicemente anche per ammirarne le bellezze. Solo per guardare queste 200 vele in mare, che sicuramente saranno un bello spettacolo. Speriamo che però effettivamente il clima sia favorevole. Guarda, se rimane così, questo qui è perfetto. Sarà una meraviglia. Sarà veramente una meraviglia. Ma c'è anche l'esperienza di uscire in mare con un clima un attimino più freddo, nuvoloso. C'è anche la suggestione, no, di questo. Sì, ti assicuro che nel golfo, poi stando, se c'è il sole, non senti assolutamente freddo. Qual è l'orario migliore per uscire in vela? È sempre intorno alle 12. Le 12? Sì, perché si alza il vento. E rientrare? Alle 4 magari. Sì, alle 4. Alle 16. Sì. Grazie a voi. Godere delle prospettive nascoste della città, viste dal mare, della nostra bellissima città. Grazie. Allora, Cinzia Pastore, lo ricordiamo, responsabile dell'ufficio stampa Lega Navale di Napoli, per essere stata con noi, per averci anche un po' insegnato quelle davvero che sono le note maestre di questo fantastico sport, per averci avvicinato naturalmente a quella che è la bellezza del nostro panorama. Invitiamo ancora a seguire questa manifestazione il 10, se il non 10, sbaglio. Sì, domenica 10 alle 12. Benissimo, anche soltanto per guardare. Andiamo in pubblicità, poi di nuovo insieme con Mattina 9.